Buonasera, siamo qua col sindaco di Lamezia Terme, l'avvocato Paolo Mascaro, per lamezia terme.it. La domanda che vogliamo fare è: sindaco, ha letto le dichiarazioni del Movimento 5 Stelle in merito alla vicenda Sacal? Qual è la sua risposta? Ma la mia risposta è che il Movimento 5 Stelle probabilmente è fuori dal Consiglio Comunale, è fuori da tante posizioni, quindi non sa quello che accade. Quando il Movimento 5 Stelle dice l'operato del sindaco Mascaro è quello di far sì che il Comune di Lamezia Terme o comunque gli enti pubblici possano perdere potere all'interno della SACLA, dicono una clamorosa castroneria, ma che è smentita totalmente dai fatti. Dovrebbe il Movimento 5 Stelle sapere, e se era più attenta la notizia non poteva sfuggire, che è stato proprio grazie al Comune di Lamezia Terme, e cioè grazie al sindaco Mascaro, che era presente in sede di assemblea straordinaria, che è stato modificato quello che era la proposta di delibera del Consiglio di amministrazione, che in ordine alla ricapitalizzazione SACAL, che lo sappiamo tutti, forse lo dobbiamo ricordare ai 5 Stelle che sono spesso disattenti o smemorati, è un obbligo di legge, è stato proprio il Comune di Lamezia Terme a far modificare la proposta di deliberazione che prevedeva l'obbligo per gli enti di ricapitalizzare entro 30 giorni. In quella sede, presi la parola per primo e dissi che quel termine era un termine assolutamente insufficiente, che doveva essere ben più lungo, tant'è che alla fine il deliberato dell'assemblea straordinaria della SACAL, con l'adesione di tutti gli enti pubblici e di un socio privato, è stato quello di prorogare la possibilità di ricapitalizzare sino alla data del 31 ottobre del 2016, quindi un termine di 10 volte maggiore rispetto a quello che era pervenuto in assemblea. È inutile dire che in quell'occasione la posizione assunta dal sindaco di Lamezia Terme è stata fortemente osteggiata dai soci privati, che invece insistevano affinché rimanesse il termine di 30 giorni. Allora dico, come si fa a sostenere che il sindaco Mascaro stia cercando di far sì che diminuisca la presenza degli enti pubblici e del comune di Lamezia Terme nella proprietà della SACRA? Si dice una cosa totalmente priva di realtà e lo si dice semplicemente perché ogni tanto bisogna trovare la legittimazione ad apparire con comunicati che comunque sono totalmente infondati e pretestuosi. Aggiungo, perché è stato deciso di prolungare il termine sino al 31 ottobre? Perché se restavano i 30 giorni, gli enti non avevano la possibilità di inserire in bilancio quello che è l'importo necessario per la ricapitalizzazione, per cui il tempo concesso oggi è molto ampio e vi è da un lato la donazione modale che è stata portata avanti in ottemperanza a quella che era stata una mozione approvata all'unanimità del Consiglio Comunale. In quell'occasione si era partiti da un azionariato popolare proposto dal consigliere Cianturco. A questa proposta si è fatto rilevare come giuridicamente fosse impossibile la possibilità dell'azionariato popolare. Piccola parentesi, l'azionariato popolare avrebbe consentito ai privati di sostituirsi al pubblico, quindi comunque giuridicamente impossibile, ma come effetti sarebbe stato quello di sostituire il privato al pubblico e all'unanimità. Quindi anche col PD, che poi sembra aver anch'esso perso la memoria, si è deciso di procedere alla donazione modale. Per cui ci sarà questa possibilità di sollecitare, noi abbiamo già lanciato i cittadini a contribuire a far sì che si possa mantenere la partecipazione attuale superiore al 20% del Comune di Lamezia Terme nella SACAL SPA, e comunque il Comune di Lamezia Terme e gli altri enti hanno la possibilità di valutare l'opportunità di inserire in bilancio la somma necessaria per procedere alla ricapitalizzazione. Pertanto, ovviamente, ancora una volta il Movimento 5 Stelle dice cose inveritiere e ancora una volta è smentito letteralmente dai fatti. La ringraziamo per il tempo a disposizione, grazie tante, signor Sindaco. Ci mancherebbe, Buonasera. grazie, grazie.